Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 gennaio 2020. Questa sera, come sapete, ci sarà Quarta Repubblica con tutti quanti i protagonisti delle elezioni regionali di ieri: Salvini, Meloni, i berlusconiani, il PD che ha vinto in Emilia-Romagna. Oggi i giornali ovviamente sono fatti in modo un po', diciamo, equivoco, perché alcuni di loro non sono riusciti ad avere i risultati finali. Penso Quotidiano Nazionale, Resto del Carlino, Il Giorno, che davano ancora un testa a testa tra Borgonzoni e Salvini. Altri giornali invece hanno subito capito, o comunque hanno potuto chiudere, come si suol dire, redazione più tardi, verso le 2, 2:30, e quindi a quel punto cogliere esattamente il senso della partita. Beh, il senso della partita lo diciamo subito: i numeri, perché ogni tanto converrebbe. Ieri ho visto tante trasmissioni televisive, ad alcune ho partecipato, che ci si dimentica spesso di dare prima la notizia e poi il commento, e quindi noi davamo per acquisito che uno si collegasse con noi e sapesse già il risultato. Vi immagino che ormai lo sappiate tutti. Però il punto fondamentale è che c'erano due partite importanti, una in Emilia-Romagna, che era fondamentale, e l'altra in Calabria. Oggi ovviamente il 90% degli pezzi e anche dell'attività politica, per la verità, durante la campagna elettorale è stata fatta in Emilia-Romagna, perché lì la partita era quella simbolica, quella più forte nel bene e nel male. Se avesse vinto il centrodestra in Emilia-Romagna sarebbe stato un clamoroso successo. Ha perso e non è una clamorosa sconfitta, è forse la normalità di quello che dovrebbe avvenire in Emilia-Romagna. Stessa cosa è per la Calabria, ai cui giornali dedicano pochissimo spazio, in cui si dava abbastanza per scontato che il centrodestra, vista l'amministrazione attuale, cambiasse colore e vincesse appunto in Calabria, dove ha vinto per 30 voti. Cioè, stiamo parlando di una sconfitta incredibile dell'imprenditore Callipo, del Partito Democratico, dove lì i tre partiti di centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, e compresa anche la lista di Jole Santelli, fanno insieme il 40%, un 12% per i primi tre, un 8% per la lista di Jole Santelli. Si può dire, sommando Forza Italia e Jole Santelli, quindi con un 20% di voto di Forza Italia, che non la vedeva dagli anni 50, mi viene da dire, perché l'altro dato fondamentale, oltre alla sconfitta del Movimento 5 Stelle, è che Forza Italia in Reggio, in Emilia-Romagna, è andata davvero male. Torniamo all'Emilia-Romagna. Lì la situazione è che, rispetto a quello che si diceva nei sondaggi nelle settimane scorse, che tutti noi consultavamo, e cioè che Bonaccini stava avanti, qualche volta c'era la Borgonzoni di un punto, Bonaccini di un punto, si diceva in termine tecnico too close, too call. Beh, quello che è successo ieri è che Bonaccini ha vinto per 8 punti percentuali. E nonostante il mio amico Sgarbi non condivida questa analisi, c'è anche un altro aspetto: che il Partito Democratico è il primo partito in Emilia-Romagna e ha scalzato la Lega, che l'Europa era andata molto bene. Inoltre, c'è un'altra questione, che il partito della Meloni è andato piuttosto bene con l'8%, forse rosicchiando qualche cosa alla Lega. Questi sono i numeri nudi e crudi di quello che è avvenuto ieri in Emilia-Romagna, cioè ha vinto il centro-sinistra, ha vinto soprattutto Bonaccini, ma nel vincere non ha vinto soltanto con la sua lista personale, e ha vinto anche il vero e proprio Partito Democratico. È inutile che ci giriamo intorno, ma è quello che è successo ieri in Umbria, in Emilia-Romagna, con la Lega di Salvini, che poi non ha rotto gli argini come qualcuno si aspettava. I commenti dei giornali, intanto i titoli, diciamo, il titolo è: Bonaccini vince, il PD frena, ferma Salvini. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Però forse il titolo più giusto è quello della Stampa, nonostante tutto quello che ho detto fino ad oggi: Emilia, Bonaccini batte la Lega. Perché il punto fondamentale è che in Emilia-Romagna quello che è successo è esattamente questo, e cioè che a vincere contro la Lega è stato un uomo, l'ex presidente della regione, che ha saputo portare a casa il risultato della sua presidenza della regione. Tesi della Stampa. Franco, sul Corriere della Sera, dice: respinta la spallata di Salvini, crolla il Movimento 5 Stelle, proietta un'ombra sul governo Conte. Ed è il secondo tema della giornata. E cioè, cosa succede adesso al governo Conte? Posto che io da mesi sostengo che il governo Conte, anche se avesse perso l'Emilia-Romagna, avrebbe cercato di resistere, pensate un po' voi quanto io oggi penso che questi faranno di tutto per resistere. Ma Franco dice, sul Corriere della Sera, che c'è un'ombra sul governo Conte. Inoltre, su Salvini dice sempre Franco:
ci sono sconfitta pesante di Salvini, diventa pesante sconfitta dopo 2 anni di vittoria. E qui permettetemi di fare una chiosa: il fatto che qualcuno si impegni direttamente in campagna elettorale e che faccia la campagna elettorale come le fa Salvini e che non le vinca tutte, porta sì a una sconfitta, ma la pesantezza della sconfitta non nasce dalla sconfitta, se mi permettete il gioco di parole, ma dalla posta in palio, cioè da che cosa sarebbe successo se avesse vinto. Non so se avete capito questo ragionamento per l'assurdo. Cioè, se avesse vinto sarebbe stata una cosa clamorosa. Se ha perso, tutto sommato, sì, è la prima sconfitta, ma è una sconfitta che stava nelle cose. Poi dopo possiamo discutere mezz'ora sulla questione di aver personalizzato o no, cosa che i giornali fanno. L'altra cosa che giustamente dice Repubblica, Salvini la prima sconfitta, dice Giannini, Stalingrado non è caduta. Alle europee la Lega era il primo partito e Giannini non lo sa ancora perché ovviamente non ha potuto vedere i nomi, i risultati fino a tarda serata, in realtà non è più il primo partito. Ciò vuol dire ancora di più che Stalingrado o il Muro Rosso, come titola invece oggi Bechis sul Tempo, non è saltato. Il Tempo, che non è certamente un giornale di sinistra, titola Salvini si schianta sul Muro Rosso. E Franco Bechis nota la seguente cosa, cioè che l'uomo solo al comando, sostiene Bechis, non porta bene. Non ha portato bene a Berlusconi, beh, in realtà ha portato bene, solo che poi si è schiantato dopo 25 anni, però all'inizio mi sembra che abbia portato piuttosto bene. Però dice Bechis, non ha portato bene al Cavaliere, non ha portato bene a Renzi, e questo è indubbio perché Renzi è durato veramente come una stella cadente, e rischia di non portare bene Salvini. Tutti piange il citofono, titola il Fatto Quotidiano, il giornale di Conte e prima ancora del Movimento 5 Stelle. Adesso non si capisce bene con chi sta il falso quotidiano, ma la cosa divertente è rimonta in extremis di Bonaccini, titola il giornale più tifoso di questo governo, grazie alle sardine e al voto disgiunto del Movimento 5 Stelle. E questa è una cazzata. È una stupidaggine perché tutto il resto lo possiamo valutare, ma il voto disgiunto del Movimento 5 Stelle, posto che la differenza tra i voti che ha preso il partito e i voti che ha preso il candidato è ridotta, non è servito a nulla. Cioè Bonaccini ha vinto di 8 punti, l'ha sconfitto di brutto il centro-sinistra. Quello che è certo è che il Movimento 5 Stelle col suo 5% non è servito a nulla, né da una parte né da un'altra. Il punto fondamentale semmai che ha assorbito tutto il voto del Movimento 5 Stelle, non già il voto disgiunto, come in maniera falsa, tecnicamente falsa e ridicola, scrive oggi il Fatto Quotidiano. Caporale oggi sul Fatto Quotidiano dice e analizza una cosa che ieri mi hanno spiegato i sondaggisti, e questa invece non è falsa: i giovani per primi al voto, e lui dice segnale di nuova resistenza. È vero che la mattina sono andati a votare tutti quelli di sinistra, e poi piano piano si è un po' è cambiata, dicevano quelli di Tecné, l'andamento, ma mi sembra che l'andamento non è cambiato perché 8 punti percentuali in più, più di quello quanto poteva sperare, soprattutto visti i voti. Lì le questioni fondamentali che verrà risolta nei prossimi giorni, che oggi sono solo palle che raccontiamo, è quanto ha influito questa affluenza che è passata dal 37 al 66%, 67%. Beh, primo aspetto che bisogna dire a tutti quanti voi che ci ascoltate, 37 era così bassa perché c'era uno scandalo pazzesco in Emilia l'ultima volta e non c'erano ancora leghisti che potessero contendere l'Emilia come hanno fatto in Umbria. Cioè in Emilia l'ultima volta con Vasco Errani ci eravamo trovati nella stessa condizione in cui si è trovata l'Umbria con la sua presidente, cioè tutti indagati. In questo caso invece l'aumento della affluenza al voto, si chiedono secondo me le persone se questo sia derivato dalla campagna referendaria su se stessa di Salvini o sull'arrivo delle sardine. Questo lo verificheremo con i cosiddetti flussi di voto, cioè se questo aumento dei voti ha avvantaggiato l'uno o ha avvantaggiato l'altro ed è derivato da Salvini o è arrivato dalle sardine. Grillini affumicati. Titola invece Sallusti, le sardine si mangiano i 5 Stelle. Per Sallusti è già dato questo fenomeno. E sulla sconfitta di Salvini, come si dice? Sallusti dice primo passo falso di Salvini. Conte in mano a Zingaretti a questo punto, perché il partito di maggioranza, che è il Movimento 5 Stelle, ha preso una batosta tale che oggi dovrebbero stare zitti e buoni, e quindi questo
creerà un problema al governo, dice Sallusti. Crea un problema al governo perché Renzi non vorrà, e questo non ci avevo pensato, l'altro attore che è scomparso dall'Emilia-Romagna, cioè Renzi non ha potuto mettere un cappello in Emilia-Romagna perché nonostante i tweet di ieri non ci ha mai creduto in questa Emilia-Romagna. Lui ha detto mi candiderò in Toscana, verrò mai in Toscana, ma in Emilia-Romagna non ci ha mai creduto. Beh, la cosa che dice Sallusti, Renzi a questo punto però non vorrà una guida di questo governo con i grillini che non contano più nulla, una guida del governo a trazione Zingaretti. Questo è il titolo del giornale. Però io voglio chiedere una cosa a voi. Toc toc, cari amici che mi seguite, cari amici che mi seguite, ma secondo voi, se avesse vinto Salvini, Ucronia, non è successo ed è lontano dall'essere successo, ma se avesse vinto Salvini, oggi tutti i giornali avrebbero dato tutta questa importanza alla vittoria di un partito in Emilia-Romagna, perché oggi con la vittoria di Bonaccini in Emilia-Romagna è cambiato il mondo, le sardine, il governo che ce la fa, il buon governo, l'Italia è buona e orgogliosa, il popolo emiliano che è straordinario. Ma se avessi vinto Salvini, non avremmo avuto la stessa reazione che abbiamo visto in Umbria con il popolo umbro che è fatto da un po' dei fascistelli, con le elezioni umbre che nascono dal fatto del malgoverno e come posso dirvi, Salvini vince su slogan facili e sul populismo facile, sulla pancia, in realtà non si governa un paese con la pancia. Ecco, avremmo assistito a quello. L'altra cosa straordinaria è che Conte parla oggi e dice sconfitto l'uomo degli slogan. E io ho pensato poi a Conte, che è quello del Green New Deal, cioè noi risolviamo il problema economico del paese con il Green New Deal, con la verifica, con la ricucitura, con sto pensando al futuro del paese. Quelli cosa sono? Sono slogan? Cosa sono? Toc toc, toc toc. Cosa sono quelli? Quando io sento il Green New Deal, quello è vero che è pieno di slogan Salvini, ma quell'altro non scherza. E poi dice, non si governa a colpi di social. Questo dice E Conte, beh, i colpi dei social facendosi tutti i giri delle città e dei comizi in piazza che ha fatto Salvini, non so se sono soltanto i social, piazze che Conte si è visto bene dal fare perché se metteva una gambetta in Emilia-Romagna gliela staccava a mozzichi. Non l'Emilia-Romagna, ma Bonaccini che non voleva assolutamente essere associato a Conte. Ma e dice, quando Conte dice non si governa a colpi di social, mi viene in mente di pensare che uno invece governa a colpi di Casalino, il suo portavoce, diciamo, straordinario. L'ultima cosa che vi segnalo oggi, poi stasera vi ricordo di guardare tutti quanti Quarta Repubblica perché ci saranno tutti e cercheremo di capire se ci sono altre questioni, è questa storia che riguarda Travaglio e la Tortora. Travaglio riesce a scrivere una cosa incredibile, e cioè non c'è nessuno scandalo se un presunto innocente va in carcere. Vi rendete conto? Cioè, noi ancora leggiamo Travaglio, cioè questa roba qua non è Savonarola, è qualcuno che, come possiamo, giustifica l'errore giudiziario, non si scandalizza dell'errore giudiziario e poi ci spiega il codice di procedura penale e poi ci spiega la Costituzione, eccetera. E finalmente una donna con, diciamo, un gran carattere come Gaia Tortora gli dice, e lo ricorda oggi Luca Fazzo sul giornale in prima pagina, beh, quando sente dire che non c'è nessuno scandalo che un innocente vada in prigione, beh, insomma, Gaia Tortora gli dice quello che dal cuore di tutti noi dovrebbe arrivare come un grande slogan, direbbe Conte nei confronti di Travaglio. E quindi Gaia Tortora, sapete che cosa dice ieri su Twitter? Ma vaffanculo! Vabbè, io con questa volgarité e chiuderei questa rassegna stampa di oggi, la zuppa di oggi. Vi dico che sul sito ci sono tantissime analisi, sul sito nicolaporro.it, di quello che è successo ieri. Donata tra sardine, Zingaretti e Casalini, mi si drizzano i capelli. Io mi devo un po' pettinare perché questa sera non posso essere così disordinato. Non vedo l'ora di vedervi tutti quanti questa sera e seguite sul sito tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla politica. Conte, dura o non dura? Ciao.